diciamo, di fronte all'esposizione solare, sì. But also you want to be sure that the design that's used, the layout that's used, also takes advantage or is mindful of the way that water moves through land. Però dobbiamo sempre tenere in considerazione il modo in cui arriva l'acqua, la direzione dell'acqua per realizzare sempre il progetto. Le tappe. Allora, galline. Se io devo spostare le galline, il terreno deve essere pianeggiante, non ci possono essere già le curve di livello. Sposto le galline, faccio le curve di livello, creo il primo passo per la food forest e così via. They have to, do they have to make the contours before, after having used the chicken tractors? Well, first they use the chicken tractors, then they follow the contours, and they start plant. Ideally, in doing the design, the first thing you design for is water. Idealmente, quando noi realizziamo un progetto, la prima cosa che facciamo è vediamo l'acqua, sfughiamo l'acqua. Yeah, so yeah. How can he move the chicken? No. Rami sta parlando di quando uno progetta, mm-hmm. Lui invece dice io sul mio terreno la prima cosa che faccio qual è? Mettere le galline o fare le curve di livello? Invece lui sta ragionando in termini di progetto. Di progetto. Yeah. The first... Vediamo dove arriva. Vedere l'acqua. Yeah, so... Yeah, no, go ahead, please. No, he's saying that you're reasoning, thinking about the project. So the first thing you do when you are making the design is thinking about the water. Right. Mm-hmm. But you want to know if you put in those lines after the chicken, because he has the chicken tractors. The reason why I mention that is because it is if those outlines are created before you start moving these things through, then you've sort of defined the spaces to work in. Perché, cercando di identificare la direzione dell'acqua e quindi le linee di livello, è come se ci creiamo una base sulla quale poi andare, definiamo gli spazi in modo tale da agevolare poi il lavoro dopo. Right, so the steps quindi i passaggi that you're ideally operating within when you design, da seguire quando progettiamo. Right. The first thing is water. La prima cosa quindi è l'acqua. The second thing, la seconda cosa, is access. Right? How do you move? Quindi gli accessi. Right? The third thing, la terza cosa, are structures. Sono le strutture. Right? Water, access, structures. Quindi acqua, accessi e strutture. Because if you haven't made provisions for getting sufficient water, perché se siamo riusciti a a provvedere all'acqua, right, you can't do anything. Se possiamo realizzare tutto. Al contrario, se non siamo riusciti a risolvere il problema del rifornimento idrico, non possiamo realizzare nulla. Or it becomes very difficult. Oppure questo diventa molto difficile. You basically create work for yourself and having to provide this if you haven't designed it in. Perché se non abbiamo incluso la questione dell'acqua nel nostro progetto, dovremmo poi trovare una risorsa. Lo so. È sulla carta. Yes, allora, the thing is, when he's already designed, okay, yeah, the practical things that he has to do. The first thing is using the chicken tractors and then marking the contours. The contours on a practical level. If he can mark contour first, so that those contours have defined for him how to move through the landscape, how to move the chickens through the landscape, then it's a little less of a hassle in trying to do the contouring afterwards. In teoria bisognerebbe prima tracciare le linee di livello, perché appunto vanno a farti capire la divisione degli spazi, è più facile poi dopo gestire i vari passaggi. So for example, if he created
Yeah, for example, if he created because he doesn't know where to put the chicken tractors. Okay. After doing the contours in that kind of space, he cannot understand where he can actually put the chickens. Okay. So let's do the exercise. Let's do this exercise. Questo esercizio. So for example, he has chickens on a plot of land. He has chickens on a piece of land. Per esempio, abbiamo le galline in una parte, in una porzione di terra. Right, they've done what they're going to do. Hanno fatto il loro lavoro. You've moved them to another place. Le abbiamo spostate da un'altra parte. And then now you want to plant on the contour. E poi vogliamo piantare seguendo la linea di livello. Right. È un esempio, vediamo dove. Right, so that's what he's talking about doing. Yes. I guess you can do it, but you know, you're sort of stepping in, you'll probably spend more time stepping on that ground, which is you don't really want to do that. Forse in questo modo passerebbe troppo tempo nel calpestare quella parte di terra, cosa che in realtà noi non vogliamo fare. It's not ideal. Non è la cosa ideale. But you could do it. Anche se ovviamente si può fare. Oppure if you've sort of outlined the areas. Se abbiamo identificato, segnato, marcato l'area that you want to work within, nella quale vogliamo andare a lavorare, and putting in the food forest, e inserire la food forest, then you can move the chickens or whatever animal you're using in relation to those outlines. Possiamo andare a spostare le galline o gli altri trattori animali seguendo gli spazi, la definizione degli spazi che abbiamo previsto. But I mean, I don't want to give you, you know, like rules where it's like you can't do anything but this. I don't want to do that to you. Lui non dà delle regole che devono essere rigide. È così che dovete fare, punto e basta. Right, because it just makes you, you know, I can't move outside of this box. Perché se no vi fa sentire come in trappola. Again, I'll give you, you know, basic outlines that will produce a favorable result. Ovviamente noi progettando cerchiamo delle soluzioni che ci possano dare dei risultati migliori. And then just work in relation to those guidelines to whatever best accommodates your circumstances. Poi ovviamente possiamo adattare queste linee guida in base alle nostre necessità. So you know, I don't want to give you again. I'm not into giving people dogma. Non vi voglio dare delle regole, dei dogmi. I'll give you some ideas, you know, some things you might want to try out because they've been demonstrated to work. Vi sto dando dei suggerimenti, delle idee su come lavorare. But maybe you might find a variation that works also. Magari voi però riuscite a trovare una variante che funziona allo stesso modo. We have a saying in California, in the place where I used to live, in the San Francisco Bay. In California, dove viveva lui prima, nella baia di San Francisco. We say, get in where you fit in. Loro avevano questo motto, get in where you fit in, cioè entra dove stai, dice, dove ci mettiti dove entri, una cosa del genere. Right, it sounds better in English. Get sì, in where you, diciamo in inglese kinda, suona meglio, nel senso. Right, because it kind of rhymes. Fai la cosa che ti viene meglio. Fai la cosa sì, right, che ti riesce meglio. Get in where you fit in. Right. Get in where you fit in. All right, so let's take a look at a few more of these stages, and then let's see about taking a break. Quindi vediamo come gli altri passaggi illustrati nel video e poi facciamo una pausa. Trees, they're booming along, there's
Okay, so there's 5 weeks of planting. Quindi ci sono. All right, so that's five. That's a pretty good amount of area to plant, you know, in five weeks. Quindi hanno piantato in 5 settimane, cose diverse in 5 settimane. So some of them are nitrogen fixing. Alcuni sono azoto fissatori. So the ground cover is typically a nitrogen fixing ground cover. Quindi il sottobosco è appunto funge da azoto fissatore. And the small trees, the small support trees that are usually nitrogen fixing varieties. E anche gli alberi più piccoli sono azoto fissatori. Okay, so what he's doing now is, I think this is a swale that he's walking on. Se non erra, lui sta camminando su una swale. The edge of one, and basically he's walking along an area that's going to be planted out. Dovrebbe stare camminando sulla zona sulla quale dovrebbe andare poi a piantare. So remember, a swale. Andare poi a piantare. Right. Remember, a swale is a tree planting system. Ricordate, lo swale è un sistema di impianto di alberi. Right, where the mound is just something that stops and soaks water in. Dove abbiamo appunto queste cunette, questi cumuli per raccogliere l'acqua. And the trees are planted in the mound. E gli alberi vengono piantati nel cumulo di terra. Okay, so what he's explaining now is, he's talking about how these systems are established and then extended. Quindi adesso sta parlando di come questi sistemi sono realizzati e estesi. Right, so the idea is you don't want to have your work be done in a way where it sort of spreads your energy too thin. Quindi non dobbiamo fare il nostro lavoro in modo tale che la nostra energia sia dispersa, diciamo, in maniera lieve. Right, you don't want it to be too diffuse, because then your work is like very weak. The impact of it is very weak. Perché non vogliamo che l'impatto del nostro lavoro sia troppo debole. If you work in a focused manner in, say, a small area. Per esempio, se ci concentriamo su una area piccola. And you get that small area established well. E riusciamo a realizzare, a organizzare bene questa piccola area. Right. And you've got all of the pieces in place. E abbiamo tutti i pezzi al loro posto. Right. You expand from that nucleus. Poi ci espandiamo, ci allarghiamo da questo nucleo. It's like, you know, you're making a fire. È come se stiamo facendo accendendo un fuoco. Right, and it's your energy is focused on a very small area. La nostra energia si concentra in una porzione piccola. Right, until you get the embers burning. Finché non riusciamo a far bruciare, appunto, diciamo, tutte le parti. Right, then you start making a little smoke. E poi si produce il fumo, right. Un po' di fumo. And then it gradually gets bigger and bigger and bigger. E il fuoco piano piano diventa sempre più grande. Till eventually you've got a fire. Fino ad avere, appunto, la fiamma diventa sempre più grande finché abbiamo un fuoco ancora più grande. You work in the same way. Lavorare nella stessa maniera. Right, the fire gets bigger by pushing the edge. Il fuoco aumenta andando, cioè si ingrandisce andando ad aumentare, diciamo, i margini. That's what you're doing here. È la stessa cosa che fa qui. Right, you focus your energy in an area. Si concentra la propria energia in una zona, un'area limitata. You get it established. Si fa sì che in questa zona tutto funzioni bene. And you push the edge. E si vanno poi ad allargare i margini. Right, extending what you are able to
first established. Allargando appunto, estendendo quello che siamo riusciti a realizzare nella prima parte. It's the easiest and most effective way to work. Questa è la maniera più facile e più efficace di lavorare. And then last thing I'll say is that I think also sort of psychologically, like what it does for your confidence. E anche a livello psicologico è una cosa positiva, ha un buon impatto sul nostro, sul, diciamo, a livello psicologico. It helps. Aiuta molto. Because you can aumenta see, la nostra, diciamo, autostima. Because you can see that the work that you're doing is producing a result. Perché vediamo che quello che abbiamo realizzato sta effettivamente producendo dei risultati. And then you have that much more confidence to do more. E in questo modo avremo molta più fiducia, saremo molto più convinti di continuare su quella strada. Ok, let's take a break. Una cosa volevo dire velocemente, so che i compagni mi prenderanno male, però ci sarà alcun momento in cui parleremo dei tropici? Ma voi che non ci sono tropici? No. No, all right, well, wait a minute. Well, how about this? We'll negotiate during the break. Possiamo sì trovare un compromesso nella pausa. We have one more question. I'm sorry. Yeah. Mi ha fatto venire in mente un quadro bellissimo di Matisse che ha fatto nella cappella di Benz. I want to thank you because while you were speaking, it came the name of a picture che scriveva bene il concetto. Came into his mind, and it was a picture by Matisse. Oh. So, this was very wonderful. Wow. The picture from by Matisse inspired had the same concept. Shared the same concept. How? Wow. What do I say to that? Grazie. Siamo tutti? No? Sì, yeah. 5, 4, 3, 2. All right. Let's get into a discussion about species selection. Parliamo adesso della selezione delle specie. Because I've seen there are a lot of questions that people have about, you know, what do I plant? How do I find it? Where do I? Perché ho visto che molti di voi hanno posto varie domande su che cosa pianto. Right, because I know, like, I'm not, you know, personally, I'm not trained as a taxonomist or a botanist or a Ovviamente io non faccio botanica, non faccio tassonomia, però. So I didn't have that knowledge definitely when I first started doing this. Nemmeno io sapevo tutte queste cose prima di iniziare. You know, I don't necessarily have a lot now. Probabilmente non so ancora tutto oggi. But I certainly have more than I did. Però sicuramente so molto di più rispetto a prima.
But I think the important thing isn't so much knowing all of the specific names. La cosa importante che ho imparato è che non importa tanto tutti quei sapere quei nomi specifici. Because I'm sure you can find lots of people that can tell you the specific names. Perché sicuramente troverete delle altre persone che vi sapranno dire gli esatti nomi delle piante. But they can't necessarily tell you, okay, how do I use this if I wanted to design something? Però magari loro non saranno in grado di dirvi come utilizzare quella particolare pianta nel design. Right. They might even be able to tell you what that specific thing is good for, what that specific species does. Magari vi sapranno dire che cosa fa quella pianta. But how do you use it within a design arrangement? Ma come utilizzarla all'interno di un design? Right. How do you connect it to other things that may be around it? Come la possiamo collegare a tutte le altre cose che utilizziamo nel nostro programma? Intentionally. Con uno scopo ben preciso. Right, to produce an intended result. Cioè per produrre un risultato voluto. And so this is what I meant before, and this is what the principle is pointing to about designing from patterns to details. Ecco perché anche prima vi ho parlato dell'importanza di fare un design partendo dai modelli per poi scendere nei dettagli. Right, so now we can start talking about how do we figure out the details. Adesso quindi possiamo andare a vedere un po' quali sono questi dettagli. So for example we've been talking a lot about legume trees. Per esempio abbiamo parlato delle leguminose. Right, and then we've made some reference to ground cover. Abbiamo fatto alcuni riferimenti alle piante del sottobosco. Okay, so let's sort of start at the bottom. Quindi iniziamo dal basso. Okay, because we haven't really looked at that yet. Che ancora non abbiamo analizzato bene. We've talked about the trees. Abbiamo parlato più degli alberi. Okay, so this is a list of commonly used cover crop species. Quindi questa è una lista delle specie di coltura di copertura comunemente utilizzate. And don't worry, I'll make sure you have this too. Non vi preoccupate, vi farò avere anche tutto questo materiale. So there are terms that are often used for the types of plants that occupy this niche. Ci sono dei termini che vengono utilizzati per ogni passaggio, per ogni specie che va a occupare le varie nicchie. Yeah, usually we'll call it like cover crop. Quindi cover crop. Parliamo di colture di copertura. Ground cover. Ground cover sottobosco. Avete una traduzione migliore per ground cover? Io sapevo proprio di specie di copertura del suolo, sarebbe. Perché? Anche perché io cercando cover crop ho trovato colture di copertura. Right, so poi ground cover ho trovato sottobosco, ora non so se voi. Poi si riferisce a due livelli diversi, cioè sì. Erbacee sempre in piedi, ma che comunque coprono tutto il suolo molto fitto. Okay, we're trying to figure out the best translation. Oh, ground cover. Ground cover and cover crops, because which is the difference? Ground cover and cover crops. Crop. Oh, well, I mean, functionally, we're talking about the same thing. They're just different terms that are sometimes used to refer to it. Essenzialmente parliamo più o meno della stessa cosa, anche se utilizziamo termini diversi per farvi riferimento. E l'ultimo elemento invece è l'etame verde. So we have cover crop, ground cover, green manure. Quindi, green manure.
Quindi coltura di copertura, sottobosco e letame verde. Right, so it's they're the things that are, you know, sort of close to the ground, sort of covering the ground. Quindi tutte quelle specie che sono a livello, che vanno a ricoprire il suolo. Okay, so vari livelli. L'etame verde è un modo di definire, lo so, vediamo. Which green manure. It's the things that function in the same manner as manure. Cioè, sono quelle parti, quelle piante che hanno la stessa funzione dell'etame. Infatti, yeah, so alfalfa, you know, alfalfa could be considered a green manure, like things that have a relatively high nitrogen content. Quindi sono piante con un alto contenuto di azoto. Right, and they help to add organic matter to soil. Che aiutano la che favoriscono l'aggiunta di materia organica al suolo. They often fix nitrogen. Sono anche azotofissatori. Right, they break down fairly rapidly. Si decompongono in maniera molto veloce. Right, but again, the important one of the other important jobs it does is it keeps the soil from being exposed. E un'altra cosa importante è che proteggono il suolo dall'esposizione. Right, which is really what, you know, cover crop or ground cover does, is that it helps to protect the ground. Quindi queste colture di copertura servono proprio a proteggere il suolo. Right, it prevents the fast evaporation. Andando ad ostacolare quindi la una più veloce evaporazione. In generale, tutte e tre, queste colture di copertura. Right, it prevents the fast evaporation and the exposure to the sun and the wind. E proteggono quindi dall'esposizione anche al vento, non solo al sole. And again, these things also help to create climate, a microclimate. E agevolano la creazione del microclima. Right, at that, you know, sort of that ground layer. Sono appunto, rappresentano lo strato di copertura del suolo. So actually there's a figure here now that I said that. Let me see if I can find this. Don't think that. Forse la protezione dal vento. Indulge me just one moment. Esposizione sole e vento, ecco. Diceva Ignazio che le prime sarebbero le piante da soverchio. Okay, we found the translation. Oh, you found a translation. Good. Thanks to Ignazio. Però c'è anche un lavoro che mi è venuto in mente. Nel manuale di orto sinergico viene chiamato di sovescio. Da sovescio. Sovescio è quando interri, però. Invece, diciamo, la funzione. In questo caso è da. Sono le stesse piante, però invece di sovesciarle, cioè di incorporarle nel terreno, si chiamano concimazione verde. Ah, sì, perché l'etame sarebbe anche concime. Una traduzione per diciamo concime verde? Yeah, so ma si capisce che parliamo di piante? Sì, ok. We have found, you found the translation. Good. Yes. Good. We were agreeing on the term that we're going to use. Okay. So, I'll wait till all the pictures come up here and then see if I can find it. But basically, okay. This is a list that that I found on the FAO website, the United Nations Food and Agriculture Organization website. FAO. Quindi queste sono definizioni che ho trovato sul sito della FAO. Right, il sito UN, della FAO, delle Nazioni Unite. UNFAO. Isn't Food the, and isn't Agriculture? The office in Rome? Yes, it is. Yeah, I was like trying to remember. Yeah, the office in Rome. So they have so much incredible information. I know. Sorry, sorry, I went there. Yeah. They have. If you go to the website and you look on the internet at, you know, if you look up something, you need to find species or suggestions for things.
Se avete bisogno di informazioni, se cercate nomi sulle specie vegetali, andando sul sito web della FAO trovate tantissimo materiale. They've got everything. Hanno di tutto. But it's just, but it seems like it doesn't get used. È come però se non fosse utilizzato tutto il materiale che hanno. They didn't know about it. Yeah. They about the UNFAO. Yeah, it's a sì, no, sì, loro, sì. It's amazing. È una cosa incredibile. Hanno tantissimo They've got a lot of really, really useful information, but it just seems like implemented. È come se avessero tantissime informazioni utili, yeah, però saying, yeah. Non vengono messe in pratica. You're thinking like if the things that they are, you know, had found out or suggested people to do, if they actually did it, like we wouldn't have any problems. Sono cose che se sono suggerimenti che se dessero alle persone risolverebbero sì tantissimi problemi. Tutti i telegiornali che ho visto di mattina velocemente, l'ONU ha detto, in riunione speciale ha detto che stiamo arrivando al grazie ai fumi tossici che produciamo al livello di non ritorno. Quindi 4 gradi raggiunti, siamo morti. She's on the news. That she's listened to the news and the UN told the world that we're getting to the no turning point. We're getting to destruction and we're gonna not be able to come back. So we have to act to do something. Yes. Well, it'll be nice if they do. It'll be nice. The UN stated this declaration. No, yeah. it'll be nice if they actually act on what they're saying in the declaration and do, you know, or given the ability to do the things that need to be done. Infatti è un conto, diciamo, dire come lo sono delle cose ed effettivamente agire, dare i mezzi per agire. Dipendeva soprattutto dalla deforestazione. They told that it was depending most of all from deforestation. Yeah, exactly. It was caused by no, they are smart people. But funnily enough, just a little side note. I met the executive secretary of the United Nations Convention to Combat Desertification. Quindi nella convention per combattere la desertificazione ha incontrato il segretario generale della ONU. I met him in Switzerland like 2 years ago. Tipo 2 anni fa in Svizzera. Tre anni fa, più o meno. And I just saw him in July. E l'ha visto anche, l'ha incontrato anche a luglio. And they have a campaign to try to stop the loss of soil and the creation of land degradation. E stanno portando avanti una campagna per cercare di fermare la degradazione del suolo. Because what they've said is that they've begun to realize the connection between land degradation and human security. Perché hanno iniziato ad associare la sicurezza alimentare con il problema della degradazione del suolo. Meaning, you know, I guess if it's not written in an academic paper, it's not, you know, it's not acknowledged. Ovviamente è come se non essendo stato scritto sui libri non fosse dato per scontato. Sì. Yeah, so basically there's a conference that they have in a place Co Switzerland. It's just above Montreux. Organizzano questa conferenza in Svizzera in una città che si... Yeah, Co. Dove andavano a protestare? Yeah, it's called Co. Co. The French Switzerland. Yeah, it's called the Co Forum for Human Security. Sì, si chiama il Forum di Co per la sicurezza sociale, sulla sicurezza sociale. Yeah, so and there's some good people. And they actually have a few days. I bambini delle medie proprio.
Yeah, they actually have a few days that are that they set aside to talk about the issue of land degradation. Andranno a parlare appunto di in pochi giorni hanno di questo problema della degradazione del suolo. Yeah, so they, and they have some you know, some very good people they invite and they talk about their work, like the practical work done to combat the problem of land degradation. In questi incontri invitano tantissime persone che comunque parlano appunto di questo problema legato al, alla degradazione del suolo. But again, a lot of the information, it's, you know, it's already there. It's just a matter of sort of unmining it, just digging it up. In realtà le informazioni sono già disponibili, ci sono già tutte. Il problema è che vanno. Le politiche della Banca Centrale e del Fondo Monetario Internazionale, è chiaro che poi Then they apply the politics of the world central bank, the BCE. That's a whole other discussion. The FMI. That's a whole other discussion. So just to introduce the topic of cover crop, it provides an excellent overview discussing why this is something that's important to use. Quindi in questo documento possiamo rivedere tutti gli argomenti appunto di cui abbiamo parlato riguardanti le specie e capire perché utilizzare quelle specie particolari. And in this particular instance the list was put together specifically for agricultural use. E questo documento è stato realizzato proprio per essere utilizzato in agricoltura. Right, for conserving the quality, preserving the quality of land. Per preservare la qualità della terra. Right, so just I'll read a couple of sentences. It's important to start the first years of conservation agriculture with cover crops. Quindi è importante iniziare i primi anni di agricoltura di conservazione con le piante di copertura. Right, that leave residues on the soil surface. These residues. Che lasceranno dei residui sulla superficie del suolo. And these residues, they decompose slowly. E questi residui si decomporranno lentamente. Because of the high carbon to nitrogen ratio. Grazie all'alto rapporto di carbonio azoto. Right, so this is some cover crops. Queste per quanto riguarda alcune delle piante di copertura. In particular the grasses and cereals. In modo particolare le graminacee e i cereali are most appropriate for this stage. Sono particolarmente adeguate e appropriate a questa fase. And it's also because of their root system. E anche grazie al loro sistema di radici. Right, and it says that the roots are very aggressive and they're abundant. Infatti, le loro radici sono molto aggressive e sono abbondanti. Right, and this is very important because this helps to shorten the time it takes to improve the soil. E si aggiunge anche che questo accorcia i tempi per appunto migliorare il suolo. Right, so these are things that are used in the beginning. Questa è la tipologia di piante utilizzata all'inizio. Right, this helps to, again, because of those roots, it helps to break up some of the compaction you may have in damaged land. Grazie a queste radici che appunto hanno il compito di rompere la compattezza del suolo. Or it may help to pull some of the soil together in places where it's loose and doesn't have very good structure. Oppure riescono a trattenere, diciamo, tenere insieme il suolo in quei suoli che sono stati che non sono sufficientemente diciamo che sono degradati, sì, che non hanno struttura, sì. So then in the years to follow, as that problem is improved, that there are other types of cover crops that can be used.
Quindi, avendo risolto questi problemi, negli anni successivi ci sono altre piante che possono essere utilizzate. Right, and here that those crops would be leguminous crops. In modo particolare parliamo delle leguminose. Right, so the leguminous crops enrich the soil che vanno ad arricchire il suolo with nitrogen di azoto. Right, and these crops decompose very rapidly. Queste leguminose si decompongono molto velocemente. Because of the relatively low carbon to nitrogen ratio. Grazie al rapporto carbonio-azoto relativamente basso. Right, so the grasses and the cereals have, relatively speaking, a higher carbon to nitrogen ratio, right, more carbon. Quindi in questo caso le graminacee e i cereali hanno un rapporto più alto di carbonio e azoto. And the legumes have less carbon, right, more nitrogen. Mentre, quindi hanno più carbonio, mentre le leguminose hanno più azoto e meno carbonio. And then here the suggestion is that later, when the system is stabilized, when things have improved No. sufficiently. E una volta che il sistema si sarà stabilizzato e i vari elementi saranno migliorati in maniera sufficiente, Then the introduction of legumes that can serve as fodder, like for livestock, for example, can be incorporated. si può pensare di inserire anche il foraggio. Right. So the suggestion here is that there's a sort of a sequential introduction. Quindi, quello che viene detto qui è che c'è una sequenza, diciamo, da seguire. But in the food forest instance, just throw it all in there. Mentre nella food forest viene inserito tutto allo stesso tempo. Nella food forest inseriamo tutte le specie simultaneamente. We are using again all of the niches, all of the different uses simultaneously. Quindi, appunto, utilizziamo le piante di tutte quelle nicchie simultaneamente. Okay, so let's take a look at what some of these species might be. E cereali, graminacee e cereali. All'inizio ha detto che nelle leguminose è più basso e il questo favorisce la rapporto. degradazione Sì. dell'acida. Sì. Però mica abbiamo detto Decompose che rapidly because of low ratio. Of low ratio, CN ratio. Sì, ho capito, E ma anche sopra, which decompose slowly because of the high CN ratio. So the Che nel plants primo caso si decompongono in maniera Ma lui ha detto più. che si decompongono lentamente. Sì. Right, so is that understood? The things that have more carbon break down slower. The things that have less carbon break down faster. Quindi le cose che hanno meno carbonio si decompongono in maniera più veloce. Le cose che hanno più carbonio si decompongono in maniera più lenta. It's just like the explanation we gave yesterday about the compost, È right? un po' come abbiamo detto ieri sul compost. It's the same thing. Lo stessa cosa. Okay, let's take a look at the species. Andiamo a vedere le specie. Okay, so here the way that this is organized is the Latin name, the scientific name. Qui vedete, abbiamo a sinistra il nome latino della pianta. So we have the English name Al centro il nome in inglese and the Spanish name. e il nome in spagnolo accanto. We need a category for the Italian name. E poi aggiungeremo la categoria in italiano. I'll leave that to you. Lo farete voi. All right. Okay, so the way that they've organized this list is also according to sort of the climactic and topographical context of use.
hanno organizzato questa tabella seguendo un principio, diciamo, di zona, di clima. Okay, so we have legumes adapted to humid lowlands. Quindi i legumi che sono adatti agli strati bassi umidi. Legumes adapted to fire. Legumi adatti al fuoco, agli incendi, scusate. Legumes adapted to cold conditions. Legumi adatti alle condizioni di freddo. Legumes adapted to frequently flooded or inundated areas. Legumi adatti a quelle zone soggette a inondazioni o alluvioni frequenti. Lowland, basso piano. Legumes that tolerate drought. He's like, stop right there. E legumi che sostengono la I'm siccità, keeping it right here. tollerano la I'm just trying to siccità. get these two. Okay, so since that seemed to catch everybody's attention, Questa cosa sembra aver attirato l'attenzione di tutti. let's take a look at this. Vediamo, quindi. Right, and this is like more and more people. More and more places are in need of these varieties. Sembra che sempre più posti abbiano bisogno di queste varietà. Right, because drought, the incidence of drought is increasing in more and more places. Perché il tasso di siccità sembra aumentare sempre di più in più posti. Okay, so let's look at some of these specifically. So we have Cajanus cajan. Abbiamo il cayano in italiano. Okay, they call it it's Come piante resistenti alla siccità. Legume che resiste sia alla siccità. Right. Pigeon pea. So che si chiama cayano il primo, l'ho cercato ieri sera. Maybe the Spanish is close to the Italian. Guandu. No, I found the translation cayano in Italy. In Italian. Some of them are I don't perennial. know. Pigeon pea is not. No. I don't believe so. I'm not a botanist. I can't Niente. recall. And Non actually, oh, now that essendo un esperto in botanica, non riesce a And ricordare. you can find out that information. Però è un'informazione che potete trovare but I sicuramente. think just as long as you know that, okay, well this is definitely a this is a candidate. This is a Questo vi serve per far capire che questo è un buon candidato, una pianta Okay, che resiste. I gave a couple of our resident experts some homework. Ho dato dei compiti a un paio di esperti qui. To get a list of common legumes to the Mediterranean. Di farmi avere una lista delle leguminose comuni nel Mediterraneo. And actually, you just gave me an idea. You know what we can do? We can take a picture of this. Magari possiamo fare una foto, I'll download la posso passare al computer it. And we'll put it on the projector. e la possiamo proiettare. Okay? Actually, I'll leave it to Alberto. Alberto non arriva più. I'll leave it to the cameraman. Lo lascia al cameraman. And I think aren't there two sides? Alberto. There's a couple on this side. Maybe we can write it on this side. E non mi fotografo. I'm sorry. Can you? Okay. How about this? Wait a Un minute. attimo. We'll have both these guys take the picture and then we'll refer to both of them. La prendiamo subito. Okay, so let's cover this list. I have a list of trees and then we'll look at this but maybe before lunch. Ok, All right. vediamo quindi prima la lista degli alberi. Take out the camera. You can take a picture too. We'll have a competition to see who took the better picture. Fate a gara. Quindi vediamo prima la lista degli alberi e poi magari prima di pranzo facciamo anche queste piante. Okay, we have the other species is Cannavalia brasiliensis. L'altra I specie. saw your I saw your eyes like Carnaval do Brasil. Right? Carnaval. Cannavalia brasiliensis.
sono tutti alberi. No. These are legumes. These are all legumes. Are they trees? Are they trees? No, this is... No. Again, hold on. Hold on. Remember, these are common cover crops. Sono piante di copertura. We're going to look at the trees in a moment. Fra un attimo vedremo gli alberi. Okay, this is cover crop. Sorry. All the legumes that you showed before, they're all ground cover. They are this would be either things that are, you know, that climb along the ground, or they're, you know, they're small plants that come up above the ground. Piante pure striscianti. Okay. Okay. All right. So we have Cannavalia brasiliensis. We have Cannavalia ensiformis. Quindi abbiamo queste ensiformis. Non si può dire ensiformis. Right, they call it jack bean or sword bean. It's a bean. Can we increase the picture? We'll see. I don't have any pictures on me right now. The one. Can we zoom a little bit more? Oh, you need it bigger. I'm sorry. My mistake. Okay. Amazing. Wow. Oh, man. Incredible. Okay. Cannavalia. We have Clitoria turnatia. Butterfly pea. Turnatia. Butterfly pea. Vediamo. Campanilla. Zapatilla della Riena. Rena. Zapaglito. No, è zapaglito. Non è zapato. Della... È zapaglito. Non è zapato. Rena. No, non è zapato. Sarebbe stato zapatillo, al contrario. Yeah, so... Actually, are you guys writing these down? Avete trovato una traduzione di butterfly pea? Io no. Okay. We cannot figure the name in Italian. Butterfly. But if you guys can take down the appuntate i nomi. Latin names. Il nome latino, così. Okay. Let's see what we got next. More here. More complicated. Okay, more here. So we have. Right, so we have the cowpea, right? Someone had asked for the Latin name of the cowpea, right? Prima qualcuno aveva chiesto il nome in latino di cowpea. Right. Il fagiolo pinto. Yeah, it's fagiolo. Okay. Okay. Then we have... L'occhio pinto. No, ma... No, tacci. Right, so we have, Alfalfa de Brasil. Tropical lucerne. Alfalfa de Brasil. You see, it's good. See? Right, so we have your other selection here. The rest of the list for the drought tolerant species. Quindi c'è tutta questa lista delle specie tolleranti alla siccità. Mm-hmm. So then there's legumes adapted to shade. Legumi adatti all'ombra. Okay. Quindi. Right, so there's some familiar ones here. Clover. Per esempio il trifoglio. Lucaena, Lucina, right? Indigofera, or indigo. L'indigo. Horse groundnut. Jack bean or sword bean, which was up here. So the Cannavalia. Buonanotte. You'll see quite a few of these, you know, repeat. Alcune di queste vedete che si, clover. Alcune di queste, come vedete, si ripetono. We have legumes adapted for fertile soils. Oppure le leguminose adatte a suoli fertili. Right, so we have the vetches,
right? Le vicias, vicia. Vicia, vicia. Vecce. 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 Then we have clover, trifolium. Di nuovo il trifoglio. Lucerne, right? Alfalfa. L'alfalfa. The glycine. The soia perenne. Then we have legumes adapted to medium fertile soils. Poi abbiamo leguminose adatte a suoli mediamente fertili. Okay, so this includes again the butterfly pea. Di nuovo butterfly pea. Or what they call centro, which is actually different. I think that there's something else called butterfly pea before, but it was a different Latin name. Cioè, prima è stato nominato di nuovo butterfly pea, però il nome latino era diverso. Right, so the other one was there was a clitoria. Clitoria ternatea. Then we have legumes and other species tolerance. I'm sorry, legumes and other species tolerant to low soil fertility. Poi ci sono tutte le leguminose ed altre specie tolleranti a bassi livelli di fertilità del suolo, cioè a suoli poco fertili, right. Diciamo così. So things that could be good to use in very damaged. Quindi specie utilizzabili in suoli particolarmente rovinati, danneggiati. Right, so again we have pigeon pea called out. Pigeon pea, il cayano. Yeah. Calapo. Rabo de iguana. Calapo. Rabo de iguana. Rabo de iguana. Rabo de iguana. Yeah. We have the Canavalia, it's called out again, the jack bean, the centrosema, the uh-huh. Desmodium, again the indigo, pega. Yes, pega. Catch, pega. The Lucina, which is also a tree. There's a tree that we often use. Lucina. Indigo, un albero che viene utilizzato pure. Lupin. So I mean, there's a lot of choices. C'è una vasta gamma. Right. Cowpea. Another vetch. Un'altra vetch. Italian ryegrass. Italian ryegrass. L'olio. L'olium multiflorum. Multifiore. Okay. What else do we have here? Yeah, which is actually this is the end of this particular list, but questa è la fine di questa di questo elenco specifico, però. But this is a this is a pretty good start. Però è un inizio non indifferente. But let's see if we can take a look at the list that was collected here. Did you take a picture yet? Comunque Rai era l'olio perenne. Okay. I won't forget about you, Alberto. Rai, Italian ryegrass, l'olio perenne. L'olio proprio. L'olio. So let's take a look to see what we find. No, l'olio proprio. Un po' come dal latino. Aha. Okay. So let us move this here. All right, so this is there was a finger in the picture. Yeah, that is okay. That's okay. You got it. All right, so let's see if we can get a close up of this. Mm. Close your eyes. Wow. Oh. Awesome. Awesome. All right, so you guys can call, you can see and call them out. So this is the list, or this is a list. Questa è un elenco. Of Mediterranean legumes. Di leguminose mediterranee del Mediterraneo.
So these are things that you should be able to get access to. Quindi tutte piante alle quali dovreste aver facile accesso. Right, from somewhere in the region. Da qualche parte in questa regione. Right, either by doing things like you can go out and collect, you know, the pods off of the trees. Per esempio potete andare a prendere I baccelli dagli alberi. And try to start a nursery. E iniziare, diciamo, tipo un vivaio. Right, for species, you try to start a nursery for the species that can be used as ways of establishing new sites. In modo tale da riuscire a farle riprodurre, diciamo. Right, it can be a way to be able to fix damaged areas in the region. E andranno a risolvere I problemi di alcuni. A risollevare a ripristinare alcune zone, alcuni suoli okay, nella regione. You guys got the names. Quindi avete you I nomi. Adesso potete trovare le immagini right. delle piante. Once you've identified the species, go get the seed. Una volta che avrete identificato la specie, potete andare alla ricerca dei semi. Save the seed. Conservate the seed. I semi. Yeah. Bank. Put it. Create a regional seed bank, a local seed bank. Create un deposito di semi locale. Ah, banca del semi. Sì. Dei semi. Poi lo spieghiamo insieme alle commiere del Brasile. I think I know what they were referring to. The kind of seed that they're referring to is different. Yeah, the way you put a sentence in Italian. Yeah, I think I can. Oh, you can figure it out. Yeah, I can figure it okay. out. Yeah, I heard it. I'm like, anyway. Anyway. So, yeah, exactly. Si sente whoops. Tutto. Just to see. Me l'hanno detto. Let's take a look. Right, so this is the again more from the bottom of the list, and here, and then also there's another picture with a few names on the back. Questa è la parte finale della lista, e poi ci sono anche altri nomi sul retro. The finger. She had to get into the picture. She had to get in the picture. So. Doveva prendere l'immagine. Okay. All right, so... Oh, and I have to show this one because it's so stylish. Molto stile. Fa stile. Una immagine proprio... Qual è? Qual è la which is the scientific name? This is... the Latin name. Oh, my God. It's good. All right, so I'll make sure, you know, this is one of the things that, you know, we have to make sure everybody gets a copy of. Quindi tutti dovete avere una copia di questa. Okay, see? In a folder. So put it in a Word file. Vi farà arrivare un documento Word con tutte queste. Create a catalog. If there isn't already a reference, you can look up the name and see the picture, like create it. Create anche un catalogo, cioè con il nome e l'immagine alla quale si riferisce della specie. Ok, let me... E poi abitava. Che fai? E invece gira, la ruota gira, meno fa, meno... Ok, great. Wonderful, marvelous. So let me eject that. Now let's take a look... Let's take a look at the trees. Vediamo gli alberi. Okay, we'll take a look at the trees. Okay. Here you go. Grazie.
Now the trees, we've already been discussing, and this is a pretty good list if I can just find it. Abbiamo già avuto modo di parlare degli alberi. Se questa che vi farà vedere è una lista. Okay, so here is interessante. This is another file. From the FAO website, funnily enough. Anche again, questo documento è stato preso dal sito della FAO. Right, the role of forage tree legumes. Il ruolo degli alberi leguminose. In cropping and grazing systems. Nei sistemi agricoli e di pasto. Okay, and just to read through the headings. Quindi leggiamo i titoli. Right, the different topics. Vari topic. Right, they have legumes in agriculture. Abbiamo legumi nell'agricoltura. Tree legumes. Alberi leguminosi. Tree legumes as forage for animals. Alberi leguminosi che fungono da foraggio per gli animali. Tree legumes and the environment. Quindi leguminose e l'ambiente. Right, tree legumes for fuel wood. Leguminose per combustibile. Okay, so legno da combustibile. This is an example of the principle which we've been discussing. For the ideal function of design elements to be multifunctional. Questo è sempre rispettando il principio del design che deve essere multifunzionale. More than one job. Dobbiamo mirare a più risultati. Right. They do lots of different things. Facendo quindi tante cose diverse. Okay, so it goes on to the document basically begins by saying that legumes have long been used in agriculture. Nell'introduzione nel documento viene detto che le leguminose sono state utilizzate da tanto tempo. Right, and that legume seeds and pulses like beans were among the first sources of food for people. Quindi i semi e i piselli, come baccelli. I baccelli, ecco, non mi veniva, grazie. Sono state le prime fonti nutritive, i primi alimenti dell'uomo. Right, and that the cultivation and the domestication of legumes occurred at about the same time as that for cereals. Un po' come per i cereali, la domesticazione e la coltivazione è avvenuta in maniera contemporanea, simultanea. And then it makes the point that nutritionally speaking, legumes are 2 to 3 times richer in protein than cereals. Quindi dal punto di vista nutritivo le leguminose hanno un contenuto proteico più alto di 2-3 volte più alto rispetto ai cereali. And many also contain oil. E possono anche contenere olio. Legumes used as mulch have always been used as a source of organic matter. Le leguminose utilizzate come pacciame sono sempre utilizzate come materia organica. Nitrogen for crops. E il loro contenuto di azoto è stato utilizzato appunto per le colture. And the point's made that in more recent times. Mentre recentemente. That legumes have become a very important source of high quality forage.
sono diventate le leguminose una fonte molto importante di foraggio. Right, for livestock. Per il bestiame. Ok. So, oh, so this is an interesting point. Of all plants used by humans, di tutte le piante utilizzate dall'uomo, dagli umani, only the grasses are more important than the legumes. Le leguminose sono più importanti delle leguminose. But it is the legumes that show the most promise for use in the future. Però sono le leguminose a mostrare più, a dare diciamo più promesse per il futuro, più promesse nel senso di sfruttamento e sviluppo nel futuro, più opportunità sì di essere sfruttate e sviluppate nel futuro. Okay, it says that the legumes form the third largest group of flowering plants. Quindi le leguminose rappresentano il terzo gruppo più grande di piante che germogliano. Right. Right. Flowering. Flowering plants, yeah. Mm. Third largest group of flowering plants. Da fiore, okay. Right. Made up of over 18,000 species. Formate da circa 18,000 specie. 18,000. In 650 different genera. Right, or genus, right? Divise in 650 generi. Right, and it says they're well distributed in all of the environments in the world, so you can find them everywhere. Sono distribuite in tutto il mondo, si possono comprare e trovare ovunque. They're divided into three families. Sono divise in tre famiglie. So this will help you if you want to identify possible candidates to use. Il che vi può aiutare se volete identificare dei possibili candidate da utilizzare. Okay, I'm not a taxonomist. I can barely speak English, so I'm not even going to attempt to pronounce that. Io non sono esperto di tassonomia, a malapena parlo in inglese, ma e non riesco a pronunciare. I don't even really speak English. I speak American. Ovviamente io non parlo neanche inglese, parlo americano. I've been living in England for almost 5 years and I've come to realize the difference. Vivo in Inghilterra da 5 anni e inizio a capire, a vedere la differenza dell'inglese. C'è differenza. Okay. C'è salpignace. I say it better in Italian than I do in Latin. Dico meglio in italiano che in latino. Right, it contains about 2,800 species. Contiene circa 2,800 specie. Right, we have Mimosa calcea. Come la Mimosa calcea. Mimosa calcea. Sì, lui dice, però lo dico meglio in italiano che in latino. Right, also, era una battuta, sì, sì. Also contains about 2,800 species. Che contiene anche questa 2,800 specie. Ok, and Fabace. Fabace. Very good. Fabace contains over 12,000 species. Contiene più di 12,000 specie. Ok, now here's how they're separated. These are mostly trees of tropical savannas. Quindi la prima famiglia è tipica, rappresentata dagli alberi della savanna dei tropici. Right, tropical savannas and forests. E foreste. Right, tropical savannas and forests of Africa. Dell'Africa. South America. Dell'America del Sud. And Asia. E l'Asia. Okay. Mimosace. Le mimosace. Right, are predominantly small trees. Sono essenzialmente per lo più alberi piccoli. And shrubs. E arbusti. Of semi-arid tropical regions of Africa. Delle regioni tropicali semi-aride dell'Africa.
the Americas, delle Americhe, and Australia, e dell'Australia. Right, the acacia, l'acacia, acacia, mm-hmm. The acacia species are the best known examples of the family. Quindi le specie di acacia rappresentano gli esempi più noti di questa famiglia. Fabaceae. Le fabacee. Right, these are mainly herbs. Sono per lo più erbe. And erbacee. Small shrubs. Gli arbusti. Right, distributed worldwide. Distribuite in tutto il mondo. Right, and it includes the well-known grain legumes. Compresi anche i legumi di da granella. Right, such as beans and peas. Come fagioli e piselli. Right, so the beans and peas are in the fabaceae. Quindi fanno parte di questa famiglia. Piselli e fagioli. So now we've got sort of a general understanding of the landscape of the legume. Quindi così abbiamo una visione più generale delle leguminose. So this, del paesaggio delle leguminose. This should help you to be able to narrow down where you find your choices. Quindi questa lista vi aiuta a capire, a restringere il campo di dove andare a cercare quelle determinate specie che vi servono. And so hopefully it takes out some of the guesswork. Quindi removes the guesswork. In questo modo non dovete più andare a indovinare un po' dove andare a trovarle. Good. All right. Again, the document goes on to talk about legumes used in different settings. So we have legumes in agriculture. Quindi, per esempio, l'utilizzo dei legumi, delle leguminose in agricoltura. Right, and that, the point about the importance of nitrogen is that this is the most limiting element in agricultural production. Perché è importante l'azoto? Perché l'elemento il più importante, il più grande elemento deterrente nella produzione agricola. So for example, synthetic limitante. C'è fattore limitante. Ok. Yeah. So for example, in agriculture, synthetic fertilizer. Quindi nei fertilizzanti sintetici usati in agricoltura, like what's used in most agriculture now, che vengono utilizzati nelle agricolture frequentemente oggi, the precursor to the manufacture of synthetic fertilizer is natural gas. Il precursore, il gas naturale rappresenta il precursore di questi fertilizzanti. Right, so it's a fossil fuel. Quindi combustibile fossile. And you can find lots and lots of information talking about how incredibly energy inefficient current food production is. E potete trovare tantissimi esempi che vi fanno vedere come l'attuale produzione non sia assolutamente efficiente da questo punto di vista. So for example, there's a great paper I found not too long ago which says that it gives the ratio for energy input, current energy input to create food. In un documento che ha visto recentemente, in questo documento veniva indicato il rapporto di input energetico con l'effettiva produzione. So for every one calorie of food energy, quindi per un'energia alimentare pari ad una caloria, roughly 15 to 20 calories of energy is used to produce that one. Per produrre questa unità di energia sono necessarie circa dalle 15 alle 20 calorie.
Right? So for every, again, for every one calorie of food that you consume, for every one calorie of food that is produced that we consume, 15 to 20 calories is spent in providing that one calorie. Quindi quella caloria di energia che noi produciamo e consumiamo, per produrre quella caloria ci vogliono 15-20 calorie. So it's, it is, di, un po' di energia, sì. It's absurdly wasteful. Quindi è, questo corrisponde a uno spreco energetico non indifferente. And basically the explanation is like as to why that's the case is because there's some kind of fossil fuel that's used in the process of either growing the food. Questo perché? Perché viene utilizzato carbon fossile per produrre processare, sì. And transport. E per produrre, per processare, per trasportare, scusate, per trasportare, yeah. So when you audit the energy, like you put all those things together. Quindi quando uniamo tutte queste cose. You can understand why the process is so wasteful. Si riesce a capire perché questo processo diventa crei questi sprechi energetici. I want to see if I can find the paper. Let me find the paper that quotes that data. Sta cercando un documento nel quale appunto si parla, si cita questo punto. Yeah, here we go. Trovato. The energy cost of food. Quindi il costo energetico del cibo. Okay, so this is, and that ratio that I gave you, that's for the United States. Quel rapporto che vi ha dato prima, quel dato di prima, si riferisce agli Stati Uniti. Right, it's not much better. You know, for the rest of the industrialized world. In realtà la situazione non è molto diversa negli altri paesi industrializzati. Right, so it might be, you know, it might be a little less in Europe, but it's probably still like, I don't know, 10 calories or 12 calories to 10, 12. Probabilmente in Europa corrisponde a 10-12 calorie, invece di 15-20. It's still not good. Che comunque non è un buon dato. Okay, so if I may, I'll just read one of the paragraphs from this article, because it describes the process. Vorrei quindi leggere una parte, un passaggio di questo paragrafo in cui si parla appunto di questo. Okay, so it says just how much energy does it take to fuel the US food system? Quindi quanta energia è necessaria per il sistema degli Stati Uniti? Right, it says a lot. Cioè tanta, ovviamente. It required just over 12 calories of fuel. Ci vogliono 12 calorie di combustibile to produce one calorie of food in 2002. Ci sono volute quindi 12 calorie di combustibile per produrre, sorry, can you repeat the second number? Yeah. To produce one calorie of food. Una caloria di cibo in 2002. Right, once waste. Once waste. Una volta consumato. And spoilage, like food that spoils. Food that spoils or goes bad. Cioè, con i rifiuti, se diciamo
come sì, diciamo sprecato, sì. No, no, che non capisco la frase. Can you read the whole sentence? Yeah, it says once waste and spoilage were accounted for. Ah, presi in considerazione anche i rifiuti e gli sprechi. It says 1.6 fuel calories. 1.6 fuel, quindi 1,6 calorie. Were used in the alimentari sono state utilizzate. Right, were used in the agricultural sector. Sono state utilizzate nel settore agricolo. I think it, this is saying for 10%. I'm sorry. 10%. I think there's some typos I have in this. Anyway. Bingo. It says that it goes through the years from 2002 and says that 12 calories in 2002 mm-hmm. has become 15 calories mm-hmm. in 2013. Quindi dice che quelle 12 calorie del 2002 sono diventate 15 nel 2013. Ok, so it says to put the... Scusa, io sono abituato a seguire un percorso logico mentale. Lo so pure io. Allora, noi stiamo ancora a livello di copertura? No, l'abbiamo lasciata da un po'. No, stiamo parlando delle calorie dello... costo energetico no, per la produzione alimentare. Sì. He's lost. Okay, he was still sorry. Thinking about ground cover and how to connect the thing that you were saying talking oh, okay. about cover about crop cover, yeah? Okay. Design. Okay, let me back with up. With this data. Let me back up a moment. Facciamo un passo indietro un attimo. What I was hoping to do mm-hmm. was to provide a little perspective. Perché quello che intendeva fare era darvi un po' diciamo, di lungimiranza, nel senso di capire il senso. Because it's a comparison of say two different systems. Perché è come mettere a confronto due versi. Right, one the current system that produces from a different type of energy source. Quindi mettere a confronto il sistema attuale che produce a partire da fonti energetiche di un certo tipo. Right. In this case, food is produced using fossil fuel. Quindi in questo caso la produzione avviene attraverso il carbon fossile, right. il combustibile fossile. And it's very wasteful. Ed è genera molti sprechi, è molto dispendioso. And we know that it will eventually run out. E sappiamo che alla fine questa risorsa si estinguerà, finirà. So here's the problem. Quindi il problema è questo. What do you do when the system that you relied on? E cosa farete quando il sistema sul quale vi siete basati, vi basate? Runs out of the energy that it needs in order to exist. Avrà terminato l'energia necessaria che è alla base appunto della sua esistenza. We're gonna die. The war. Ah, you say ho capito. War. War. Yeah, Cuba, right? War? Cuba, right? So the yeah, so there so will the, be a war. Right. So the prop. So right now the problem is either that energy runs out. Quindi le possibilità sono che finisce questa energia. But before it runs out, it's probably simply going to get it's going to become too expensive for anybody to afford. Però può essere che prima ancora che si estingua l'energia sia arrivata a costare anche troppo, ad essere troppo costosa per la gente. Right, except for the most wealthy among us. A parte le categorie, diciamo, di più ricche. And the important thing, the point to make in saying that is that that's not a value judgment. E questo è importante dirlo, cioè non si tratta di un giudizio che stiamo dando. It's not intended to demonize rich people.
or non anything stiamo like that. Dando un giudizio contro le persone ricche, eccetera. Right. From the stamp, from but if we're to judge this on the merits or on how well the system functions. Se dovessimo dare un giudizio su come sta funzionando, se sta funzionando bene questo sistema, it's just very poor design. Diremmo semplicemente che è organizzato, è pianificato in maniera non così buona, non adeguata. It's very badly designed. È progettato in maniera negativa. It's not very intelligent. Non è un sistema intelligente. It's very kind of you. Yeah, it's a, saying this. No, but I'm serious. Selecting the word. He would have said much worse. All those, yeah. You know. You'd been too kind. Yeah, but no, but seriously, because that's funny. The reason why I think it's important to make the distinction is because, you know, when you demonize people, that prevents them from listening. La cosa importante è che quando diciamo si critica le persone, come reazione facciamo sì che loro smettano di ascoltare. And because people would like to they would like to think of themselves as being smart or clever. Lasciamo credere loro di essere super intelligenti. And the problem is if we were to judge these things based on what it produces. Mentre se giudicassimo queste cose sulla produzione effettiva, su quello che produce, or how it works, o sul loro funzionamento, it's simply not good. Diremmo semplicemente che questo funzionamento che non funzionano le cose, che non è buono. It doesn't work well. Che non funziona bene. It's very wasteful. E crea molti sprechi. So now the problem is you can't brag to people or try to talk to people or tell them how smart you are. Quindi non si tratta di andare dalle persone a dire quanto siano più o meno intelligenti. Because clearly this is showing that you're not very smart. Perché questi dati ci dimostrano che effettivamente non sono queste persone così intelligenti. So if you want to prove how intelligent you are, quindi se volete dimostrare la vostra intelligenza, create a better system. Create un sistema migliore. Bravo, non la puoi. No, but seriously. No, lui è serio in questo. Cioè, perché ci crede, serio? Questa cosa. Oh, is it time? Oh, it's time to eat. Okay, I'm sorry. All right, so on that note, let's is it time to eat? It's time to eat, right? Yes. I think it's a good. Most of them are here for this reason, because they want to change the system to create something new. Exactly. So. But here's the challenge to you guys now. Adesso è vostra la sfida. This is the challenge. You now have to act on this information. Dovete, questa è la sfida. Hold on. Lancia. Hold on. Wait a minute. Vi sta lanciando una sfida dopo avervi fatto vedere questi dati. You now have to act on this information. Dovete agire dopo aver visto queste informazioni. You have to do something with it. Dovete fare qualcosa. Talk about it. Non potete soltanto parlarne. You have to demonstrate that there is in fact something better. Dovete dimostrare che effettivamente c'è un sistema migliore. Ci vediamo una volta all'anno. Let's meet once per year. Next year you're gonna come and see what they've done, they've done something. And actually, this is what I've been talking to Ignacio about, is that once you're done and I leave and whatever. Una volta che sarà finito che lui avrà finito e andrà via. Right, you guys got to figure out how you're gonna make this work here. Dovete accordarvi e cercare di capire come realizzare tutto questo. Right, you have to support each other in the creation.
of models that people can see. Dovete aiutarvi nella creazione di modelli che possono essere visti anche dalle altre persone. Right, and you've created the proof that there is an alternative. E avrete così creato una prova, una dimostrazione che effettivamente c'è un'alternativa. That works much better than what we currently have in place. Che funziona molto molto meglio del sistema che abbiamo adesso. Right, environmentally speaking. Parlando a livello di ambiente. Right, socially speaking. A livello sociale. Economically speaking. A livello economico. And don't forget, you have to address that. E non dovete scordarvi di affrontare tutti questi problemi. You can't ignore the fact that money is a very real part of the world. Il denaro fa parte, è una parte importante del mondo in cui viviamo. As much as you or I might not like it. Per quanto sia io che voi non possiamo essere particolarmente, non possa piacerci molto, diciamo questa cosa. It matters. Però conta. So address it. Quindi affrontate questo problema. Okay. That's why we're here today. Because she said we want to become rich through permaculture. Okay, but she was joking. Yeah. How did you learn to walk, to stand and walk? Not my question. How, like literally? Sì, yeah, literalmente. I think if I remember what my mother tells me, she said I actually was late. Se non si ricorda male, sua madre ha detto che ha imparato tardi a camminare. I was patient. È stato paziente. I was patient. I wasn't in a rush. Non aveva fretta di imparare a camminare. But how were you able to learn? Practical to learn to walk. Trial and error, I guess. Provando, sbagliando. That's what they're gonna make. They're gonna do here. That's exactly the same thing. On that note, let's clap out. Let's clap out. That's a very appropriate time to clap. 5, 4, 3, 2. Io non l'ho detto. Ci piace.